E benvenuti a questa nuova sfida di FIFA. E oggi il mio sfidante che sponsorizzo è Firefox98. Trovate il suo canale in descrizione per chi vuole iscriversi. Però raga, prima di cominciare la sfida vi voglio annunciare un terzo gioco per fare le sfide, perché voi sapete che io ho fatto le sfide su Pokémon e FIFA. Ecco, il terzo gioco che vorrei annunciare per fare le sfide è WWE 17, ovvero wrestling. Quindi chi vuole partecipare a wrestling, essere sponsorizzato, basta solo che scriviate la vostra superstar preferita e io la sfido in modalità leggenda. Se no non c'è sfida per me. Ok, tutto chiaro? Quindi raga, partiamo con la sfida contro la Borussia. Sì. Ok, andiamo. No. Vabbè, chi se ne frega, va, ciao. Oh, ho fatto gol. Ciao a tutti da Fabio Chiarese e Beppe Bergomi, in collegamento da San Siro. Ciao a tutti, è sempre un'emozione assistere a una partita da questo stadio. È tutto pronto per questo match tra Inter e Borussia Dortmund. Lo stadio Giuseppe Meazza è senza dubbio tra gli impianti più belli e prestigiosi d'Europa, soprannominato non a caso la Scala del Calcio. È lo stadio più capiente d'Italia, con oltre 80.000 spettatori. Nella sua lunga storia, iniziata nel 1926, ha ospitato tra l'altro diverse finali europee. Valente Lara Saval è pronto per dare via a questa partita. Intanto il logo della squadra della Borussia sembra il logo di una radio. Vabbè, partiamo con la sfida. Ah, ok. Sopra si vedono bene il conteggio dei gol. Perfetto. Ok, così si vedono meglio. Ecco che tinto. Chia! Cavolo, potevo fare gol da lì se il piede era... Ecco, appunto, se il piede era un po' più messo magari entrava. Ah, peccato. Prima occasione per fare gol sprecata. No! Che cavolata. Ranocchia. Perché salta. Prendi la palla. Tirala. Buona cross. Cross calibrato male. Palla recuperata dal difensore. Vasikovskij. Salta il difensore. E recuperata, grazie mille. Alvarez. No. Poco trasta. E la palla è ora degli avversari. Questo qua è questo primo tempo comincia bene. La lotta è veramente molto serrata. E anche confusa. Ecco, la butto fuori che è meglio. Passaggio fuori misura, fallo laterale. Schmelzer, Lewandowski,
Mi domando se sarà in grado di prendere per mano i propri compagni e guidarli alla vittoria. Riesce a reggere il peso dell'attacco da solo, muovendosi in continuazione per farsi trovare smarcato. Jonathan. Vai, vai. E il pallone finisce agli avversari dopo il traversone. Vasikovski. Lewandowski. Si spinge davanti. Andiamo. Appoggia dove non c'è nessuno a ricevere, rimessa per gli avversari. Vabbè, ovvio, Gündogan. Lewandowski. Non ballasce troppo, va. Scatta la scena dietro il suo marcatore. Sono pochi giocatori veloci come lui. Dai, meno male. Punizione da posizione decisamente favorevole. Meno male che non è a rigore, cavolo, se no. Si sistemano per la battuta. Ecco la punizione. Colpisce un difensore. La palla viene deviata e termina fuori. Palla che finisce in corner. Seconda occasione per loro. Angolo gettato al vento. Grande portiere, mica un proiettile ha preso, non un pallone, un proiettile. Porta palla verso l'area, l'ho presa in estremo. Jonathan. Guarin. Vai. Minchia, praticamente è passato dentro la porta. È difficile portargli via la palla. Avanza, palla al piede. Kuzmanovic. Attenzione. Ha spazzato. Ma che rischio. Veramente. Hanno interrotto la dama avversaria e recuperato palla a centrocampo. Ah, l'ho fregato. Poi ci pensa lui a mandarli in gol. E no. Tu non puoi passare. Vabbè, alla nostra comunque. Alvarez. L'ho presa. Tira. A spazio, prova il tiro. Splendida parata del tuffo per il portiere. Riesco per non dare palla. Aia. A concretizzare in questa occasione. Salta la marcatura. Non passi. Preciso ed efficace. Subotic. Lewandowski. Come l'ho bloccata. Questi qua tirano veramente forte. Salta l'avversario letteralmente. Ok, siamo quasi al primo tempo. La fine, il primo tempo. Tira. No. Sei minuti.
Non è a Bender di Futurama? Da che tinto, da che tinto, da che tinto! Tira! Tira! Respinge il primo tiro! Beh, non è che era il primo tiro che gli facevo, eh! L'arbitro manda tutti a prendere tutto il caldo, 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Risultato di parità che rispecchia anche il valore in campo alla fine. Sì, per ora nessuna delle due squadre è riuscita ad imporsi sull'altra. Vediamo un po', allora. I tiri ne ho fatti più io. Potenzio palla. Loro falli per ora. Ok, ho fatto un fallo io. Calcio d'angolo io. Direi che ho fatto più io in sostanza. Direi che la squadra la lascio così, non faccio sostituzioni per ora. Sta per avere inizio il secondo tempo. Vediamo come va. E no! E no, no! Ha spazio per tirare! E sarà rigore! Ma cosa rigore? Ma non ti posso credere! L'arbitro dimostra il cartellino giallo. Decisione discutibile, era un fallo da rosso diretto. È stato un intervento scomposto e chiaramente falloso. Lo hanno visto tutti e sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne sia accorto. Vabbè, speriamo che la paro. Ha trovato il pallonetto. Parata. Mi è andata bene. Il portiere che ha effettuato una grande parata, Fabio. Duello fisico. Vai. Poi si sa che ogni volta che fanno il rigore la maggior parte delle volte tirano in mezzo, la maggior parte è sempre in mezzo la palla. Poco intelligente. Sì, intelligente. Come no? Io ho sbagliato. Bella. Avrei anche potuto passarla, ma fa niente. Lob in direzione di Rodrigo Palacio. Schmelz. Bender. Senti che facevano il gioco di Yoli e Benji, tipo così. Con i tiri speciali era una figata, ma invece no. Hanno fatto il gioco cellulare di Oli e Benji, una minchiata pazzesca. Contro l'Inter. Ma in diretta mi era sembrato un fallonetto e in effetti ora anche il replay conferma la mia prima impressione. Allora, io direi qua di cambiare, va. Sostituzione subito. Allora, cambio. Ok. Senza particolare cattiveria, ma ostacolando comunque irregolarmente il proprio avversario. Giusto l'intervento dell'arbitro. Ad un grande la sua azione. No, prendila. Ah, oh, che culo di merda. Sta per schierare in campo forze fresche. Si spinge in avanti. Volevi, sei lontano. Indietro. Uzmanovic. Ah, fuori, bella.
continua la sfida quasi scacchistica tra due allenatori e con un altro cambio tattico per cercare di modificare qualcosa in questa partita. Tira, tira, no! Esce e fa su il pallone. Parata importante del portiere, il risultato rimane in pareggio. È la mia occasione più più buona. Si ripartirà da un calcio di punizione. Cavolo, come faccio a passare qui? Ora può ripartire l'azione. Ragazzi, però sono un pochino sorpreso che nessuno di voi commenta cose sul calcio, che non sia stata una munizione o cosa. Quest'oggi le due squadre si dividono equamente il possesso del pallone. Esatto, i due modelli di gioco sono alla pari. Cambiasso, no, perde il controllo della palla sul contrasto. Lewandowski ho la butti. Mica due parole la porta, il portiere e il giocatore. Che squadra. Ha fatto bene. Oh, ma come cavolo rubo la palla questi in modo, ma non lo so. Intanto siamo quasi in secondo tempo, andiamo ai rigori. No, palla, no. Senza che il portiere potesse farci nulla. Si è dimostrato un rapace d'area, vanificando la pur ottima respinta del portiere sulla prima conclusione. Riprende il gioco dopo la prima rete della partita, arrivato nel secondo tempo. Ora l'Inter prova a rendersi pericolosa. E l'arbitro segnala fuori gioco. Mio ovviamente, vabbè. Ma cosa è certo, raga? Qui l'arbitro non rompe tanto come in Azuma Eleven. Veramente. Mi ha rotto più in Azuma Eleven che qua. Ricky Alvarez. Valente la Rasaval considera l'intervento falloso. Vai così. Un cambio in questo momento deve dare la carica alla squadra per poter portare a casa la vittoria. Può metterla in mezzo. E la metto. Difesa sotto pressione, ma riescono a spazzare. Gündogan. Se almeno usassero la scopa per spazzare, per passare il campo, non lo so. Non trova Valchi e ricomincia tutto da capo, dal portiere. Kuzmanovic. Dai. L'Inter deve cercare di reagire. Ci sto provando. Salta la marcatura. Questo portiere. No, no, l'ha intercettato senza problemi. Occasione da non lasciarsi sfuggire questa per l'Inter. Non è stato certo un intervento pulito. Colpisce un difensore e salva la sua squadra con questo magnifico intervento. Passa da sotto. Cambiasso. Riescono a chiudere. Vasikovskij. Vai portiere! Vediamo il tiro! No! Non hanno pietà e non sembrano ancora sazi di gol! Veramente! Mica questa squadra è veramente spietata! E finisce la partita, tutti sotto la doccia! La vittoria è amara per loro!
Sicuramente, ma è meglio perdere adesso, Fabio, piuttosto che nelle partite che contano. Non mi resta che salutare, arrivederci da Fabio Caressa. E vabbè raga, quanto pare questa sfida l'ho persa. E questa è la seconda sconfitta sul mio canale a FIFA. Beh raga, vi ricordo di andare sul canale di FireForce 28 e vi ricordo, se volete partecipare alla sfida sul wrestling per la sponsorizzazione, scrivete la vostra superstar preferita e io la sfido in modalità leggenda, ok? Dite anche in quale match, se volete. Quindi, alla prossima. Ciao belli.